Siamo in Campania, nella zona dell'Irpinia, e siamo in uno dei territori più antichi della viticoltura italiana, dove si produce il Fiano di Avellino. Questo vino è uno dei pochi vini del cuore per me. Bere un bicchiere di Fiano mi riporta totalmente, assolutamente, a immaginare questo territorio, perché l'Irpinia è un territorio molto eterogeneo, caratterizzato da colline, valli, altitudini diverse, esposizioni diverse e terreni diversi. Noi qua nel progetto Fior Fiore siamo a un'altitudine di circa 500 metri, una zona caratterizzata da temperature piuttosto basse, rigide addirittura d'inverno, e anche da piovosità che danno origine a vini freschi, profumati, acidi. L'uva Fiano è una varietà autoctona che tutti i viticoltori vorrebbero coltivare, perché è una varietà dal punto di vista dell'acino, della buccia, molto resistente, e questo consente all'uva di rimanere sulla pianta fino a quando il produttore decide che è il momento giusto per raccoglierla in base all'obiettivo enologico che si vuole avere. Nel caso del vino Fiorfiore è avere struttura ma accompagnata a freschezza, mineralità e sapidità. Per il progetto Fiorfiore, il Fiano viene raccolto interamente a mano, in cassetta, viene pressato uva intera. Questo mosto viene un po' pulito, un po' decantato staticamente a freddo per 24-48 ore prima di essere messo a fermentazione. Il Fiano di Avellino mantiene le caratteristiche un po' tipiche del territorio, connotate soprattutto dal punto di vista organolettico da questi sentori di nocciola, ma oltre alla nocciola c'è questa freschezza data da profumi di fiori bianchi, da frutta matura, da miele nel finale, e tutte queste caratteristiche in bocca al palato lo rendono complesso ma in equilibrio. Ed è un vino che è buono tanto fresco, tanto bevuto dopo alcuni anni, perché ha tutto il potenziale per invecchiare bene. Feudi di San Gregorio è una cantina moderna che lavora in un territorio antico e lo rispetta. Questo progetto tra Feudi di San Gregorio e la Coop è una grande opportunità per fare ulteriormente conoscere questo grande vino in tutta Italia.